faccia ho fatto quando gli ho detto del tranello. Eh sì, in effetti non se l'aspettava. No. Come mai ha detto questa bugia? Ma l'hai visto con che faccia mi guardava? Lui era quasi contento di potermi rimproverare. Io non gliela potevo dar vinta. Io me ne vado. Vattene. Torna dalla tua fidanzatina, eh? Dovessi perderla. Tu non devi neanche nominare la mia fidanzata. Tu non vuoi neanche un decimo di quello che vale lei. Ah, sì? E allora perché sei qui se sei tanto innamorato? Faccia sul giardino, non sembra neanche una clinica. Vedrai che ti troverai benissimo. L'ambulanza dovrebbe essere arrivata. Andiamo. No, non ci conosciamo. È stato tutto un sogno. Ma guarda, guarda. Adesso l'ho fatto il tagliando, adesso! Da qua, ma chi ci capisce niente di questo casino qua? Che sei un labirinto. Dottor Pozzo. Oh, Franco. Come mai da queste parti? Stavo provando una moto. Ah. C'è qualche problema? Che ne so, io qua io non ci capisco niente. Guarda, qua bella e buona si è fermata. Reggo un attimo, gli do un'occhiata. No, va, lascia stare, vai, adesso chiamo un carro attrezzi, non se ne parla più. Ma quando mai? Magari una stupidaggine, e così evita di spendere soldi. Ah. Vabbè, ma non ti vorrei far perdere tempo. Ma che? Scusa un attimo. Non ti sporcare le mani. Sa, col lavoro che faccio non è difficile non sporcarsene. E allora? Ci ce l'avevo detta la concessionaria. Pochissimi giorni fa l'ho fatta revisionare, capisci? Che l'avevo detto? È una stupidaggine. Il filo della candela fa massa, quindi bisogna cambiare la guarnizione. Cambiare la guarnizione? Ma io ho già fatto tardi, c'è una riunione con i palladini. Come devo fare? E che problema c'è? L'accompagno io. No, vabbè, adesso chiamo un taxi. Il taxi? Sono di strada, posso comprare pure la guarnizione. Con la moto? Non ti vorrei dare tanto fastidio. Ma che fastidio, dottor Pozzi. Allora, andiamo. Sì, ho capito, numero 23. Va bene, la ringrazio. Senta, ma che ora? Ok, allora ci vediamo dopo. Grazie. Poi non mi dici in bocca al lupo, mi sa che questa è la volta buona. No, tu mi devi dire in bocca al lupo che questa è la volta buona. Ma che devi fare tu? Devo fare un provino nello studio televisivo dove lavora Elena. Mm. Me l'ha combinato mio angelo custode, Viola. Tu invece? No, io devo andare a vedere una casa. Ma speriamo bene, perché guarda, non ce la faccio più a vivere lontano da Assunta e Vittorio. Io sono sicuro che stasera ci ritroviamo qua. Io festeggerò per il lavoro e tu per la casa. Magari. Senti, ma se ti prendono un posto fisso? No, purtroppo no. Si tratta solo di sostituire un ballerino che si è fatto male. Però sai, sembra un modo per cominciare, per farsi notare. Certo. Appena vedranno come balli bene, non ti molleranno più. Magari. Potrei finalmente vivere come ho sempre sognato. Niente più lavoro al ristorante, niente più strip. Insomma, potrei smetterla di fare quei lavori del cavolo. Magari potresti pure chiudere sto benedetto debito col papà di Viola, no? E potrei togliere mia madre dai guai. Perché? Cos'è successo a tua mamma? In questo periodo anche lei ha un po' di problemi economici. Vedi, Guido, io devo assolutamente farcela. Io sono sicuro che tu ce la farai. Però, per scrupolo di coscienza, in bocca al lupo, Matteo.
Volevo avere qualche notizia di Viola. Sono andato a prenderla a scuola, ma non c'era. Infatti non c'è andata. In questi giorni sta studiando a casa. Ah, bene. Lo vedo, infatti, come sta studiando. Senti, è uscita un attimo e fra poco sarà dai ritorno. Se non ti dispiace, io stavo uscendo. Certo, vai, vai, vai pure. Immagino che sia in giro con quel Matteo. Sì, immagino di sì. Ma perché tu immagini quello che fa tua figlia? Che madre attenta e scrupolosa sei diventata. Quando ti sarai accorto che le tue provocazioni non hanno nessun effetto su di me, sarà sempre troppo tardi. Ti avevo chiesto di parlarle, lo hai fatto? E tu l'hai fatto, no? Certo. Ecco, e allora cosa hai ottenuto? Niente. Che ci piaccia o no, Viola ama quel ragazzo e non ha nessuna intenzione di rinunciarci. Certo, resta a guardare tu mentre si rovina la vita con quel poco di buono. Senti, te lo ripeto, io stavo andando. Tanto sono io poi quello che fa la parte dell'insensibile. Tu sei l'amica che capisce, comprende, tollera. Ciao, mamma ha chiamato qualcuno per me, avevo il telefonino scarico. No, no, Viola, non ha chiamato nessuno. Ciao tesoro, ma non mi dai neanche un bacio? Ciao, no, è che mi devo cambiare, sono in ritardo, devo andare a un appuntamento. Bene, l'avete messo un ragno nel registro. Ma mica un ragno vero, che capito? Un ragno finto, sai, di quelli pelosi e schifosi. Ma siete impazziti, la professoressa che ha detto? Beh, se ne è accorta subito che era finto, però ci siamo morti di risate. Ma che delinquenti. E di chi sarebbe stata questa bella idea, sentiamo? Dai, ma era uno scherzo e poi sono gli ultimi giorni, no? Ti piace? Ma smettila, guarda, se fai così mi arrabbio sul serio, eh. Ecco a cosa ti servivano i soldi che hai chiesto a papà stamattina. Adesso mica glielo va a dire. Non lo so, vediamo, dipende da come ti comporti nei prossimi giorni. Ma io lo sapevo che non te lo dovevo dire. Senti, Nico, tu ti devi rendere conto di una cosa. Adesso tu non sei più un bambino. Bisogna che ti comporti con più responsabilità. E tipo chi? Per esempio? Che tipo chi? Ci sono dei modelli. Tipo come un ragazzo che va alle medie e non come un bambino che va all'asilo. Io credevo che volessi dire qualcuno come papà. Ecco, Tu puoi anche andare un po' più piano, perché tutta questa fretta non c'è. Ma io sto andando piano, dottor Poggi. Si vede che non è abituato ad andare in moto. Ah? Stai andando piano? Sì, rispetto ai limiti di velocità. Ah. Il semaforo. Non me ne sono accorto. No. Si tenga forte. Sì. Senta, per oggi basta, che dice? Vabbè, ci vediamo domani. Grazie, grazie, arrivederci. 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 Senti, sono le ultime sedute che fai, perché non ci metti un po' più di impegno? Ma io non vedevo l'ora che se ne andasse. L'hai praticamente cacciato. Volevo rimanere un po' da solo con te. Anch'io. Come ti senti oggi? Mi sa che mi fa meglio la tua presenza rispetto alle sedute di fisioterapia. Vabbè, vorrà dire che te li faccio fare io. No, 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 per favore, per favore. Se poi Rossella mi chiede di gonfiarle un palloncino... Senti, Michele, ti fa di parlare un attimo di cose serie? Tipo? Tipo, quell'altra casa l'abbiamo persa, no? E io sto cercando di rimediare. Lo so, questo è tutto per colpa mia. Non importa, non sarà mica l'unica casa bella che affittano a Napoli. Voilà! Vedo che ti ci sei messo d'impegno. Oggi ne vedo una a Posillipo. Bellissima, guarda, ci sono. Salone, due camere da letto, terrazzo panoramico, semiarredata, piano alto. Che te ne pare? Ma che me ne pare? I giornali scrivono sempre un sacco di belle cose, poi però quando lo vai a vedere ci sono sempre dei problemi, bisogna stare attenti, ecco. Hai ragione, che io parto un po' in quarta. È che non vedo l'ora di andare a vivere con te. Tu che hai deciso? Anch'io, amore, non vedo l'ora di andare a vivere con te. Però vado a tua madre. E dove sarebbe questa casa che devi andare a vedere? Vicinissima a Palazzo Palladini. Ha un terrazzo da dove vedi tutto il mare. Ah, per cui Posillipo. Insomma, si sarebbe in zona. Quindi vuol dire che vieni a vivere con me? No, meraviglioso! Siamo da morire. Posso? Ti disturbo? Mi devi dire qualcosa? Eh beh, certo che ti voglio parlare, Viola, però... Però se mi guardi in quel modo, lo sai, non ti riesco a parlare.
Come ti dovrei guardare, secondo te, dopo la nostra ultima telefonata? Ma se mi ricordo bene, sei stata tu ad aggredirmi. Hai detto che per colpa mia avevi litigato con Matteo. Beh, era la verità. Poi però abbiamo fatto pace. E invece con me sei scomparsa. Piccola, mi dispiace, ma tu giorno dopo giorno ti stai allontanando sempre di più. Non è vero. È che non sopporto di sentirti parlare di lui così. Ok, scusami. Cercherò di controllarmi. Papà, Matteo è un ragazzo meraviglioso. Uno che lotta, che si impegna, che non scende a compromessi. Ho capito, però cerca di vedere anche le cose dal mio punto di vista. Io, accanto a te, ho sperato sempre di vedere una persona diversa. Almeno questo posso dirtelo. Ma diverso come? Qual è il problema, eh? Che è un ballerino? Anche. Tesoro, ma non eri tu che consideravi la danza moderna una specie di ginnastica? E non eri tu che dicevi che bisogna sempre essere pronti a rivedere le proprie convinzioni? Ho detto questo? Più di una volta. Stai bene vestita così, lo sai? Papà, Matteo è veramente un grande ballerino, un professionista. Si farà strada nella vita, ne sono certa. Te lo auguro. Se lo vedessi mi crederesti. Io lo sto per accompagnare a un provino. Perché non vieni anche tu, così lo vedi con i tuoi occhi? Ma non credo che la cosa gli farebbe piacere, dai. Ma chi te lo dice? Dai, papà, fallo per me, fammi questo favore. Guarda, magari un'altra volta. Adesso purtroppo ho un appuntamento di lavoro. Scusa, ma perché non gli hai detto che eravate conosciuti a Caffè Vulcano? Che glielo dicevo a fare? Magari poteva ricordarsi di te, ne so. Quando mi ha guardato in quel modo mi sono sentita morire. Non sono riuscita più a spiccicare una parola. Guarda che può essere pure che ha perso la memoria. Quando uno ha un incidente così grave può succedere. Stai cercando di consolarmi? Ok, secondo te non è possibile? Lo sai qual è la verità? È che mi sono fatta un film. Un film bellissimo. Ero sicura che in questi giorni lui avesse sentito la mia presenza accanto a lui. E che sia uscito dal coma. È anche un po' merito mio. Del mio amore. Che scema. Non lo sai in che clinica l'hanno portato? E anche se lo sapessi, per lui sono una perfetta sconosciuta, Guido. Fine del film. Che fai, non rispondi? Questo telefono squilla sempre nei momenti meno adatti. Pronto? Vuoi assù? Ah, ti pareva. No, non faccio polemiche, non ti preoccupare. Ok, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao. Litigio in 5 secondi? No, figurati. Dovevo mandare a vedere una casa, ma come al solito lei non può. Avrà altre cose da fare. Sempre altre cose da fare quando bisogna andare a vedere una casa, sempre. Perché non mi accompagni tu? Dove? Ma a vedere la casa. Ma che c'entra? Tu la casa la devi prendere con Assunta, mica con me. Lo so, ma magari vuoi dare un consiglio. Oh, ma stai tutto il giorno qua a pensare a Paolo. Sono sicuro che mi porteresti fortuna, dai, ti prego. Ah, sei a casa. Com'è andato oggi il lavoro? Tutto bene, ciao Nico. Ciao papà, cosa hai fatto oggi di bello? Di bello? Niente, che ho fatto? Sono stato ai cantieri, poi ho fatto una riunione con Eleonora, tutto qua. Lo fanno sempre correre da una parte all'altra. Meno male che lui c'ha i mezzi. Ah, mezzi velocissimi, veloci come il vento. Mi fate ridere pure a me, posso divertirmi anch'io? Avanti, parla. Che ci facevi oggi con Franco sulla moto? Ah, la moto? No, niente, perché mi si è fermata la macchina in mezzo alla strada, ho incrociato Franco e mi ha dato un passaggio sulla motocicletta. Ah, per questo ridevate, ho capito. Ma sei tu che fai ridere, sei aggrappato come un salame. La moto non è roba per te. Si vede che tu non conosci il passato di tuo padre da grandissimo centauro, ecco. Senti un po' una cosa, ma anche quelli che andavano sulla Lambretta si chiamavano centauri. Vado io, questo è Mario. Non stare un'ora al telefono. Beh, comunque è stato carino, Franco, considerando che ultimamente tu non sei stato molto gentile con lui. Io non ce l'ho con Franco, io penso solamente al futuro di Angela, ecco. Non dire così perché non è vero.
La verità è che a te non fa piacere che si siano rimessi insieme. Questo che c'è, io infatti non sto proprio parlando, vedi, mi sto mettendo da parte, così come vuoi tu. Veramente si vede lontano un miglio quello che pensi, visto come lo tratti. Io non so essere ipocrita, mi dispiace, e mi dispiace, che devo fare? Vabbè, però sappi che non è giusto. Te lo sei dimenticato quello che lui ha fatto per te? No, non me lo sono dimenticato. Io non lo so, le volte so che le cose brutte uno le dimentica, i periodi brutti, però alle volte ci penso. Ma se lui non ti avesse ceduto le quote delle imprese Palladini, ma noi che fine avremmo fatto? Questo deve essere lui che mi riporta le chiavi. Buongiorno, Franco. Le chiavi. Grazie, sei stato veramente gentilissimo. Che cosa hai speso? Dimmi. E beh, che hai fatto? Un pranzo. Vieni qua, non te ne andare. Aspetta un attimo. Trattenete un attimo con noi, no? Mettiamo le camere in posizione, così registriamo tra 5 minuti, ragazzi. Ok, ok. Che facciamo? Chiediamo della signora che conosci tu? Sì, solo che non la vedo. Com'è che si chiama? Scusi, siamo qui per un provino. Dovremmo parlare con la signora... Per l'audizione, come ballerino? Sì, sì, adesso ho aperto la produzione. Ok, grazie. Grazie. Dai, sorridi e stai calmo, andrà tutto bene. Ne ero convinto anch'io fino a poco fa, ma ora... Ti arrabbi se me la svigno? Ti incateno! Tanto lo sai che appena inizi a ballare ti passa tutto, sei il migliore qua dentro. Non so come farei senza di te. Vedrai, non ti deluderò. Non ti girare, è dietro di te, è quella signora bionda con la giacca marrone. Elena dice che è una tosta, però è simpatica, sa fare il suo mestiere. Salve, io sono Viola Bruni, si ricorda di me? E sono un'amica di Elena, lui è il mio fidanzato, Matteo Consoli. Certo che mi ricordo. E così lui sarebbe il tuo famoso fidanzato, eh? Come potete vedere, il soggiorno è la stanza più grande della casa. Peccato per quei gradini là. Prego. No, niente, volevo dire, siccome noi abbiamo un bambino piccolo, no? E quindi ci muoviamo col passeggino, magari quei gradini potevano risultare un poco scomodi. Mica lo portate a passeggio in soggiorno, il bambino? No, ma lui voleva dire che la casa è molto particolare, movimentata. Mm. Prima non era così. Così moderna. E certo, c'erano parati d'epoca, un doppio salottino, il tinello. Ah, carino. E come mai avete cambiato? Il mio fidanzato voleva rinnovare a tutti i costi. Questo doveva essere il nostro nido di sposi. Poi cos'è successo? Il suo fidanzato... È scomparso. Il giorno prima delle nozze. In mare? In terra. È scomparso in terra, vivo. Mi dispiace. E sua moglie che ne pensa? La casa le piace? Moltissimo, sì, ma non sono la moglie. No, è che comunque viviamo nella stessa casa, io e lei. Mia moglie invece vive proprio in un'altra casa ed è per questo che io sto cercando casa. L'appartamento è per lui, per sua moglie e suo figlio. Io l'ho solo accompagnato, lui ha una famiglia normale, insomma. Certo. Mamma vorrebbe sapere che professione svolge? Ma che io? Niente, cioè, no, sono vigile urbano. Vigile urbano? Mamma, ha piacere di avere un tutore dell'ordine nel palazzo dove abitiamo anche noi. Grazie. Avere uno stipendio fisso è sempre una sicurezza per noi proprietari. Certo. Certo. Ma mi chiedevo, ma mamma sta senza voce? Mamma non parla mai con gli estranei? Smettila di fare queste domande da imbecille. Di che la prendi, dai, è bellissima. E comunque la casa è bella, interessante. Comunque glielo devo dire assunto, non è che... Mamma vorrebbe sapere se il signor Vigile è intenzionato a decidere. Sì, il signor Vigile è intenzionato, forse sono io. Eh sì, certo, la casa mi piace. Però c'è un problema, io comunque la dovrei mostrare a mia moglie. Poi comunque la prendiamo sicuramente. Il fatto è che abbiamo altri appuntamenti e se qualcuno la ferma... Non so, vedete mamma che dice. Siccome lei ci ha fatto simpatia, al massimo possiamo fare una cosa. Richiamarla
prima di chiudere con qualcun altro. Grazie, signora mamma, grazie. E così hai passato tutta la mattinata appresso alla mia macchina? No, io l'ho detto, non c'è problema, dottor Poggi. Io veramente non ti ho fatto venire qui e trattenuto qui per la macchina, ecco. Fa sempre piacere fare due chiacchiere con lei. Io e Giulia ti abbiamo aspettato l'altra sera a cena. Angela non gliel'ha detto, io purtroppo ho avuto un contrattempo di lavoro. Un sacco di lavoro arretrato in officina. Ah, questa è la versione ufficiale. Perché, scusi, dovrei dire una cosa per un'altra? Lo so io perché ultimamente i rapporti sono stati un po' tesi, io sono stato un po' brusco con te. È normale, lei si arrabbia con Angela e se la prende pure con me. Angela dice che io sono un padre asfissiante, ma lei deve capire che io lo faccio solamente per il suo bene. Io penso al suo futuro, capisci? Anch'io ci penso al futuro di Angela. D'altra parte, io quando sbaglio, no? Io ammetto sempre le mie colpe. Per esempio, sul fatto dell'esame ho avuto torto marcio. Però che significa essere asfissiante? Dopo il 30 e lode l'ha preso, no? Allora non è una bella soddisfazione, scusa. Immagino di sì. Oh, vedi, l'università per Angela è una cosa importantissima. Il voto di laurea, poi, alla fine, è veramente... Senta, dottor Poggi, scusi se la interrompo, perché io devo andare. Devo andare in officina, c'è un sacco di lavoro arretrato. Ma perché? Non ho capito, Franco. Ancora non hai nessuno che ti dà una mano. Io da solo sto bene. Il fatto è che quando vado via sono costretto a chiudere l'officina. Quindi è chiuso. Vabbè, allora se devi andare da compagno. No, vado io. Arrivederci, dottor Poggi. Franco, grazie per la macchina, allora. Assolutamente. Potevi almeno farle un sorriso. L'hai guardata come se fosse un fantasma. Dai, andiamo, ci lasciamo perdere. No, Matteo, ma sei impazzito! Calmati, non c'è nessun motivo di agitarsi. Stai tranquillo. E tu che ci fai ancora così? Perché non vai a cambiarti? Glielo fa subito il provino? Ora o mai più. Tra 5 minuti iniziamo a registrare. Posso rimanere a vedere io, vero? Certo. Senti, il ballerino che dovresti sostituire fa coppia con lei. Va bene, allora io mi tolgo dai piedi. Ricordati che sei il migliore. Vai pure, iniziamo subito. Carina. Non so se te la meriti una così, sai. Ma perché me lo fai fare il provino? Inventa una scusa e mandami via. E perché? Io non confondo mai lavoro e vita privata. Chissà, forse almeno come ballerino funzioni. Allora, ragazzi, pronti per il provino? Se sei bravo, come dicevi, il posto è tuo. Giulia, io lo so che Frank è un bravo ragazzo e lo so che gli devo molto, anzitutto. E poi Angela è felice con lui e per me è la sola cosa che conta. Ma finché hanno 20 anni, capisci? Ma se poi decidono di mettere su una famiglia, le cose cambiano. E perché cambiano? Perché un matrimonio è fatto di tante cose, l'amore solo non basta. Vabbè, non basterà, ma mi sembra una premessa fondamentale. Se davvero si sposano, come fanno a vivere questi due? Ma ti pare che una famiglia si può tirare avanti su con un'officina di meccanico? Vabbè, intanto Angela diventerà veterinario, ecco. Vabbè, momo, non ti montare la testa per un 30 e lode. Ce ne vogliono ancora di esami, di tempo, ce ne vuole ancora tanto. Sì, vabbè, all'inizio non saranno ricchi. Anche noi abbiamo cominciato con poco. Giulia, senti, ma il matrimonio si basa pure su una certa solidità economica, questa solidità che Franco non ha e che purtroppo non avrà mai. Guarda che Franco è un grande lavoratore e conosce molto bene il suo mestiere. Ma se non si può permettere neanche di prendersi un aiutante, su. Lo sta cercando, deve trovare soltanto la persona giusta. Secondo me invece non ha la possibilità. Comunque i soldi non sono la prima cosa, non sono la sola cosa. Ma ti pare che uno si laurea con tanti sacrifici e poi si fa sposare un meccanico? Tu pensalo come vuoi, ma io non credo che Franco Boschi potrà garantire un buon futuro per nostra figlia. Ti piace? È perfetta. Come potete vedere, le rifiniture sono state pensate con la massima cura da quel filibustiere. Questa doveva essere la mia casa di sposa. Signora, la casa non è niente male, però ci sarebbe qualche problemino. E quali sarebbero questi problemini? Per esempio, il sole. Preferite le case buie?
La mia amica vuole dire, a parte il sole entra anche il caldo, sa come tra un po' qui si fa la sauna. Può mettere sempre delle tende. Sì, lo so che posso mettere delle tende, volendo anche un condizionatore. Però queste cose costano. Anche il bagno è piccolo. Per carità, la casa le piace molto, eh. Basta mettersi d'accordo sul prezzo. Non se ne parla nemmeno. Il prezzo è quello e non si discute. E poi la gente interessata è tanta. Sì, ma io la prenderei subito. Se vuole posso entrare domani stesso. Mamma dice che se lei è intenzionata a prenderla subito, al massimo possiamo fare una piccola attenzione. Fantastico, allora è mia. A Michele piacerà da morire. E devo firmare qualcosa? Un precontratto? Io direi che... Mamma dice che c'è un'altra persona che pagherebbe la cifra piena. Dobbiamo risentirla. Se non ha ancora deciso, siamo felici di darla a lei. Ok, va bene. Va bene così. Ragazzi, su, le camere in posizione così possiamo anche registrare. Eccomi qua. Papà, sei venuto? Ma l'appuntamento di lavoro? Beh, l'ho rimandato. Allora? So che ci tenevi tanto. E tu sei la persona più importante per me. Ti adoro. Matteo ha appena ballato, peccato, non l'hai visto. Ah sì? E com'è andata? Ah, è stato straordinario. Sì, balli con molta tecnica, preciso, i passi giusti. Purtroppo per te, però, la danza è tutta un'altra cosa. Sta parlando con la produttrice. Andiamo a sentire? Sì, dai. Dai. Tesoro, la danza è passione. E tu non ne hai. Sei freddo, senza anima, balli con la testa. Guarda che a me queste persone non interessano. Brava, ora sarai contenta, ti sei vendicata. Meno male che non confondi mai il lavoro con la vita privata, vero? Infatti, solo che nel tuo caso si è verificata una sfortunata coincidenza. Ah sì? E quale sarebbe? Che a ballare sei molto peggio che a letto.